Proseguono gli appuntamenti di Cinecampus, il cineforum organizzato dall'Università e Campus in collaborazione con Act Multimedia, Scuola di Cinema di Cinecittà. Stavolta la pellicola proiettata è stata Il Sole Dentro, film del 2012 diretto da Paolo Bianchini, nato dall'esigenza di dare voce a una storia fatta di ingiustizie, una storia che parte da lontano, dal continente africano, dove si intrecciano le storie di quattro adolescenti che narrano la loro condizione di povertà, di disparità sociale e di riconoscimento dei diritti fondamentali. Il film narra la storia realmente accaduta di Yaguine e Fodè, due giovani della Guinea, amici inseparabili che condividono lo stesso destino di povertà e che a un certo punto decidono di rivolgersi ai signori dell'Europa, i componenti del Parlamento europeo, attraverso una lettera in cui descrivono le condizioni in cui vivono i bambini africani, ai limiti della sopravvivenza e senza la possibilità di farsi un'istruzione o di costruirsi un futuro. Con la lettera in tasca, i due giovani riescono a imbarcarsi clandestinamente nel vano carrello di un aereo in partenza per Bruxelles, ma i due non giungeranno mai vivi alla fine del loro viaggio, morendo assiderati a causa delle basse temperature d'alta quota. La storia di Yaguine e Fodè, due adolescenti africani che dopo aver scritto una lettera a nome di tutti i ragazzi e i bambini africani, volevano portare questo appello alla vita, questa richiesta di un rispetto all'esistenza che chiunque dovrebbe avere dal momento in cui nasce, e pensando, ed è stata la cosa che più ci ha colpito di questa lettera, il tono pieno di pudore, pieno di rispetto verso, sulla lettera cioè, inizia alle loro eccellenze i signori d'Europa, convinti, certi, che le loro eccellenze non sapessero e non conoscessero la tragica condizione in cui vivono milioni di ragazzi e di bambini, perché la loro convinzione era questa: se l'avessero saputo non avrebbero permesso che succedesse tutto questo. E questo dopo 10 anni dall'evento, sapere che i signori d'Europa, che questa lettera avevano conosciuto nel momento in cui hanno scoperto il corpo di questi due bambini assiderati nel vano carrello dell'aereo con il quale avevano raggiunto sì Bruxelles, ma morti assiderati. Ecco, a questa lettera non hanno mai risposto. Questa è stata veramente una profonda indignazione che ci ha provocato. Quindi proprio contigna, non so se... Sappiamo che lei ha conosciuto anche i genitori dei due ragazzini morti. Com'è stato l'impatto appunto nel conoscere questi genitori? Cosa ha appreso dalle loro storie? È stato il primo atto, dopo aver scoperto la storia di Yaguine e Fodè, che erano stati dimenticati. Non esisteva più nulla della loro memoria, più nulla della loro lettera. C'erano due righe di questa lettera e basta. Si era perduto tutto. Io ho impiegato molto tempo per riuscire a sapere da dove venivano, chi erano, e attraverso la comunità di Sant'Egidio sono andato in Guinea, li ho conosciuti, incontrati. Prima di tutto è stato lo stupore, perché Yaguine e Fodè erano stati dimenticati, quindi accorgersi che dopo 10 anni qualcuno ancora pensava a loro, li ha turbati. Noi da quel momento abbiamo creato una fondazione, Yaguine e Fodè a Conakry, abbiamo realizzato questo film che ha fatto di nuovo parlare di loro, e soprattutto il 7 maggio è successo, noi con questo film siamo andati al Parlamento europeo, un bambino, il più piccolo, 11 anni, di questo gruppo di 14 ragazzi, ha letto ai signori d'Europa la lettera di Yaguine e Fodè. È peccato che non eravate là per guardare i volti del vicepresidente della commissione, di alcuni deputati, perché dovrebbero veramente uscire da quei palazzi, entrare tra la gente, guardare negli occhi, ascoltare la voce di chi, anche se urla, nessuno li ascolta. Ecco. Il senso e il significato di questo film è questo: rispondere a queste creature invisibili e sconosciute.
Oggi si proietta la pellicola Il sole dentro, una pellicola che tratta tra le altre storie della storia vera di due giovani che hanno tentato appunto di portare il loro grido di aiuto e di speranza alla Commissione europea. Sappiamo che lo scorso 7 maggio questa lettera è stata letta alla Commissione europea, come è stata appunto accolta? Questo che poi è il getto di un film, questa lettera, è anche un po' alla base delle richieste, se vogliamo, dei cittadini, soprattutto di quelli che si sentono esclusi da questo processo di integrazione. L'Europa è un grande progetto politico ed è un progetto che oggi può portare benessere, può portare maggiore integrazione se è sostenuto non soltanto dall'impegno delle istituzioni ma anche dei cittadini. I cittadini vogliono più Europa e vogliono anche che questa Europa si realizzi sui valori della Carta dei diritti fondamentali. La storia di Aguina e Fodè si intreccia nel film con la vicenda di altri due giovani, Rocco e Tabbo, vittime della cosiddetta tratta dei baby calciatori, un traffico poco noto e di cui nessun media parla, ma che esiste e che riguarda soprattutto i giovani africani, agganciati da procuratori senza scrupoli attraverso la promessa di entrare in grandi squadre di calcio. Ma il sogno poche volte si realizza e spesso questi ragazzi finiscono per essere abbandonati a se stessi o sfruttati come manodopera a basso costo. Questo fenomeno esiste realmente? Come mai non se ne parla mai? Neanche la stampa, nessun media ne ha mai parlato. Dove ci sono i grandi interessi, in nome di questi si fanno anche le guerre, si immagini se. Quindi il calcio è uno degli sport più accarezzati dai media, perciò no. Parlarne male non conviene a quei media ed è la ragione per cui questi fenomeni sono occultati. Ma esistono e come? Io nasce proprio dall'incontro con un caso nel Congo, a Pointe Noire, quando hanno saputo che io ero lì per girare un documentario e mi hanno detto il capo villaggio vuole parlarti, e il capo villaggio è il più anziano e mi ha chiesto di aiutarlo a ritrovare un bambino, 13 anni, portato via 2 anni prima in Italia con la promessa che sarebbe diventato un ricco e famoso calciatore, e dal momento della partenza non avevano mai più saputo nulla. Dopo aver pagato questo qui, nel villaggio si erano venduti, c'avevano una capra, avevano 2 galline, si erano fatti prestare dei soldi perché non bastavano, e quindi hanno affidato a questo individuo, la Federazione Gioco Calcio li definisce con un termine gli scafisti del calcio. Sono quelli che fanno la tratta dal sud, da tutto quel sud del mondo, che è anche il nostro sud, le nostre periferie, creano un sogno, un'illusione a tutta una comunità, portano questi ragazzini massimo 1 anno di prova. Il 99%, 1 su 20.000, sono sempre i dati della federazione, è quello che arriva. Tutti gli altri non li vanno a riportare a migliaia di chilometri nelle favelas del Sud America o nel villaggio africano. Con una scusa vengono abbandonati alla stazione di Milano o su un'autostrada. Quanto è diffuso questo fenomeno secondo la sua esperienza? Allora, io mi occupo del settore giovanile scolastico nel Lazio. Nel Lazio ci sono oltre 540 scuole calcio e purtroppo questo fenomeno esiste. Esiste come? Perché anche se è molto molto combattuto dalla Federazione Gioco Calcio, non a caso questo film è patrocinato dalla Federazione Gioco Calcio. Perché purtroppo l'idea, ma questa anche nei genitori italiani, non stiamo parlando solo di ragazzini extracomunitari, è quella che il figlio spesso rappresenta un futuro assegno in banca, un futuro campione, ma non è così. Uno solo su 40.000 ce la fa ad arrivare in Serie A. Questa cosa va spiegata, va diffusa, che il calcio per i ragazzini deve essere divertimento. Non può essere altro. Poi se sono bravi, se hanno le doti, se hanno le capacità, benissimo, ma la scuola calcio e la Federazione Gioco Calcio che rappresento ha chiarissimo: il calcio è uno sport ma un divertimento.
Questo film è veramente fondamentale, perché quello che manca in Italia è una cultura, la cultura dello sport, la cultura del calcio, non visto come i valori negativi che vediamo purtroppo negli stadi. Questo film è un film che parla di amicizia, che parla del divertimento con il calcio. Io credo che sia sicuramente un fenomeno che è diventato un problema serio. Se ci sono registi che affrontano questo argomento è perché conoscono realtà spesso sconosciute ai più, perché come diceva lei difficilmente si affrontano questi argomenti. Credo che una serata come questa sia importante per far capire a tante persone realtà che di solito non si conoscono. Sicuramente è utile un'iniziativa del genere, è utile ricorrere all'arte del cinema per tentare di sensibilizzare quello che è un territorio, un popolo, il nostro, quello italiano, poco predisposto, poco preparato all'accoglienza dei minori stranieri, degli stranieri in generale ma dei minori in particolare. E il Garante Spadafora, peraltro, proprio in questi ultimi mesi si sta muovendo, è stato a Lampedusa, è stato anche a Bari, altra tappa importante, perché con quello che sta succedendo in Grecia spesso i minori si imbarcano per arrivare anche nel porto della capitale pugliese. E se non fosse per tutto un tessuto, un indotto delle associazioni, di quelle persone che dedicano buona parte della loro giornata per poter essere solidali con questi giovani che vengono a cercare fortuna nel nostro paese, ecco, diciamo che la situazione non sarebbe proprio da raccontare, non sarebbe da andarne fieri da italiani. Quindi benvengano iniziative come queste, il film è molto bello e può servire a sensibilizzare ulteriormente tutta quella parte di cittadinanza che pensa che la migrazione degli stranieri, dei ragazzi meno fortunati da altri paesi, sia qualcosa che non riguarda i cittadini italiani in quanto italiani. Non è vero, ci riguarda tutti in quanto cittadini europei, ma anche in quanto esseri umani. Una sua opinione personale su questo film? È un film che riscatta dopo vari anni la disattenzione che le istituzioni e la società civile hanno avuto per il dramma di questi due ragazzi, e che solleva anche il problema di un'altra disattenzione che la società e le istituzioni hanno nei confronti di un problema più vicino alla nostra cronaca di tutti i giorni. È un film che permette anche ai media di riscattare la sufficienza con cui trattarono la vicenda dei due ragazzi guineani quando essa si pose, e ci dà quindi una seconda chance. Purtroppo non la può dare ai due protagonisti. Abbiamo scelto di fare questa proiezione perché tratta dell'infanzia e dell'Africa. È un grido disperato all'Europa, perché non è possibile che siano inascoltate le voci africane e soprattutto le voci dei bambini.